Ciao a tutti carissimi appassionati di Football Manager 2019, nuovamente il vostro Lollo qui, sempre con loro, l'Ipswich, i Tractor Boys, ragazzi siamo qua, fomentati, un inizio così così, adesso vi spiego tutto, state là, vi spiego cosa è successo dopo l'esordio, dai! Vi dicevo, dopo l'esordio cosa è successo? Andiamo direttamente sul calendario, subito, ovviamente il calciomercato, vi ricordate, era finito, già ve l'avevo accennato, ve l'avevo detto. Andiamo direttamente sul nostro calendario, cosa è successo dopo il Watford? Ecco, in casa ero sicuro di vincere, perdiamo 1-0 col Brighton. Poi però ancora in casa con l'Huddersfield, grandissima vittoria 3-1. E in Coppa, sempre in casa ragazzi, tre partite casalinghe consecutive, perdiamo 3-1. Qui ho messo le riserve, poi adesso vi faccio vedere nel dettaglio. Oggi cosa ci giochiamo? La partita più importante, ragazzi. Al momento la prima vera grandissima sfida contro i Gunners, l'Arsenal in trasferta. Ragazzi, spero di pareggiarla, perché qui la sconfitta è quasi sicura, quasi certa, con la squadra che ho, insomma, l'avete visto. Squadra che comunque risponde abbastanza bene, vi faccio vedere, guardate, è in casa col Brighton, immediatamente. Il Brighton appunto vince 1-0 col gol di Lewis Dunk, come vedete al 69esimo minuto, ma noi tutto sommato ci siamo, 8 tiri a 11 per loro, nello specchio 7-4, giocano bene, non me l'aspettavo, un Brighton che sta facendo molto bene in campionato, noi migliore in campo Santon con due passaggi decisivi 7.2, ma il resto è andato così così, Trinson, così mi dicono si chiama, io lo chiamerò il Trincia ovviamente. Il Trincia mi ha fatto una partita da 6-4, bene Olsen che ha parato, loro benissimo, Bernardo su tutti i dunk, appunto qui su un calcio d'angolo hanno segnato il difensore centrale, bene anche Darmian, hanno Darmian e Izquierdo, quindi buono il Brighton, bella squadra. Andiamo avanti, in casa poi con l'Huddersfield, qui ci rifacciamo ragazzi e si sveglia chi? Ragazzi, Fabio Borini, doppietta, 36esimo, 55esimo, ma aveva intanto pareggiato l'Huddersfield al 38esimo con un autogol di Robin Olsen, un tiro ribattuto, alla fine fa un autogol Robin Olsen sfortunatamente, e poi Emery Hughes al 70esimo, come vedete 3-1, quindi gol anche di Hughes, ma doppietta di Borini, migliore in campo, come vedete due passaggi decisivi, un assist, due gol, veramente una grandissima partita, come anche quella di Trinso, il Trincia, eccolo là, due occasioni create, due assist ragazzi e quattro passaggi decisivi, perfetto è stato il nostro Trincia. Hughes benissimo con due passaggi decisivi e gol 8.2, ma bene anche la difesa, tutti quanti tranne Santon, così così. Per loro brutta partita, ma meglio così ragazzi, contro l'Huddersfield ce la dovevamo giocare anche col Brighton secondo me. Ma qui abbiamo vinto, abbiamo fatto 3 punti, quindi in questo momento abbiamo 6 punti in classifica, amici miei, non male. E poi la partita di Coppa fatta poco fa, vi dico subito, bene Gruic che ha segnato il suo primo gol con la maglia dell'Ipswich dopo un primo tempo che era andato sull'1-1 molto bene, loro rigore di Milivojevic ragazzi al 16esimo pareggiano immediatamente il Crystal Palace con l'aiuto del VAR, perché il VAR quest'anno c'è anche in Premier e quindi c'è anche nel campionato inglese. Poi secondo tempo dove loro hanno nettamente dominato anche per colpa dell'espulsione di John Nolan, come vedete 6.2, male le riserve ragazzi, Emanuel 6.1, male Knudsen, Tonelli così così, male stavolta anche Valecio, Bialkowski così così, male Nolito che dopo la prima partita ha fatto quasi cagare diciamo. Bene loro ragazzi, 7.5 Milivojevic col gol, bene Lumeca, questo giocatore migliore in campo 7.7, bene Meyer per loro, tiri nel totale nettamente loro ragazzi, 19-4, 5-2 nello specchio, dopo un primo tempo buono siamo calati alla distanza e perdiamo 3-1. Quindi adesso cosa succede? Ci giochiamo ragazzi con i titolarissimi, ci giochiamo la partita contro i Gunners all'Emirates Stadium. Andiamo, vi faccio vedere come sempre il pre-partita, la formazione e poi entriamo, dai. Anteprima, Emirates Stadium ragazzi, pronostici di Boyle Sports, favoritissimo ovviamente l'Arsenal, molto buona la loro condizione, la nostra altalenante, l'avete visto, vittorie e sconfitte. 60.000 biglietti ragazzi, tutto esaurito all'Emirates Stadium, 16 gradi, Graham Scott l'arbitro, loro allenatore il buon Rafa Benitez, punto di forza integrità fisica, punti deboli, colpi di testa, infatti è una squadra forse abbastanza bassa a livello di statura. Formazione subito, immediatamente amici miei, questa è scelta da me, scusate cambiamo, non ho messo Bialkowski, no, dentro Robin Olsen, quindi in porta Robin Olsen,
in difesa Cáceres, Valejo, Lopez, Santon. E a centrocampo devo mettere Scuse, Gruic avanzato come regista arretrato e Hughes. Davanti il Trincia, quindi Trinso, Dani Olmo e il Boro Borini, ragazzi, che ha fatto quella doppietta, speriamo bene. Come vedete ho squalificato John Nolan, come ho detto espulso nella scorsa partita di Coppa, della Carabao Cup. E invece è indisponibile Maitland Niles, ragazzi, perché è in prestito dall'Arsenal e come regola nel prestito, come regola avevamo che non poteva giocare purtroppo con la sua squadra di origine, quindi contro l'Arsenal. Quindi confermiamo questa formazione, l'ho messa difensiva, ovvio, perché qui per forza difensiva, ragazzi. E speriamo bene, adesso faccio vedere la loro formazione fortissima e poi entriamo in campo come sempre fomentati, ragazzi, pure se qui in trasferta a Londra all'Emirates sarà difficilissimo, ma noi dobbiamo essere sempre positivi e fomentati, dai. Ecco la formazione loro, ragazzi. Leno in porta, Bellerin, Sokratis, Monreal, Guerreiro in difesa, Torreira, Ramsey davanti alla difesa, Mkhitaryan, Mesut Ozil, Iwobi, i tre trequartisti dietro alla Lacazette. Non ci sono parole. Guardate la formazione e giudicate, insomma. Impossibile. Spogliatoio. Niente. Che gli diciamo? Gli dobbiamo dire... nessuno si aspetta un risultato positivo, per cui andando in campo e divertitevi. E giocare senza pressione, ragazzi. Questa è l'unica cosa che possiamo dire. Per forza. Ascoltano attentamente. Molti assorti. Li svegliamo perché non possono essere assorti per una partita del genere, quindi svegliamoli con qualche indicazione. Credo in voi, andate fuori e fatevi vedere il vostro valore. Niente, qualcuno ascolta attentamente, ma non è che si sono fomentati molto. Adesso metto un'impostazione all'avversario e entriamo in campo, dai, fomentati come sempre. Dall'alto entriamo in campo, adesso qui la piccola riunione di spogliatoio, quasi. Battono loro Ramsey, Mesut Ozil. Parte subito, velocissimo, allarga bene per i Uobi, ma grande Cáceres, grande anticipo, Trinso, il Trincia. Gruic, tocco per Fabio il Boro, Borini, va Boro, a destra per Cáceres, dentro per Trinso, è fuori gioco. Battiamo il fallo laterale con Martin Cáceres, preso in prestito dalla Lazio, ve lo ricordo, il Trincia per Gruic, ancora il Trincia. Lancia lungo per Fabio Borini, prova lo scatto ma è in anticipo il difensore, Monreal, dietro il passaggio per Leno che rilancia subito lungo e c'è Uobi, ripartono loro molto bene, bel rilancio Uobi e qui non lo prendiamo, oh, fermalo, dall'altra parte grande apertura per Mkhitaryan, forse un po' larga ma va a prendere il pallone, Mkhitaryan, il cross, Lacazette, è Lacazette, ci frega subito dopo due minuti, 1-0, terza rete stagione, assist di Mkhitaryan. Ragazzi, iniziamo molto male. Me lo potevo aspettare, ma non così subito all'inizio. Qui Mkhitaryan fa un bel gesto tecnico, ma Lacazette si smarca dai due miei difensori centrali che sbagliano tutto. Nono minuto, vanno ancora loro, Guerreiro. Il cross dentro, Emery Hughes. Mkhitaryan, la botta fuori di poco. Mamma mia, solo Arsenal. Batte Robin Olsen, tredicesimo minuto. Largo verso Martin Cáceres, ho messo prudente intanto, quindi non difensiva. Va il Trincia, riparte in contropiede, prova il Trincia, guarda in mezzo e sbaglia tutto, Torreira gli toglie la palla. Il Trincia ha paura e si fa togliere la palla, lancio lungo di testa, va Valejo, bene per Gruic. Gruic, Martin Cáceres. Tocco per Gruic. Lancio dentro, c'è Sokratis, poi ancora Emery Hughes, buono. Il lancio per Fabio Borini. Borini, il tiro. E la parata di Leno in due tempi. Buona occasione per Fabio. Fallo laterale, quindicesimo per lo Guerreiro. Per Mesut Ozil. Iwobi. Ancora Ozil. Pallone per Ramsey. La botta e gran parata di Olsen in angolo. Gran risposta di Robin Olsen, lo svedese. Grandissima parata su Ramsey. Batte però Guerreiro. Calcio d'angolo, sempre pericolosissimi. Dietro per Mesut Ozil. Prova il tiro e sfiora! La traversa, mamma mia. Ancora loro, ragazzi. Guerreiro, calcio d'angolo. Ramsey di testa. Pallone ribattuto. E niente, Lacazette. Niente da fare, ragazzi. 2-0. Sulla seconda ribattuta. Nemmeno ti puoi incazzare, perché sono nettamente più forti. Non posso fare nulla. Questa è la nostra formazione e questa è la loro.
Un miracolo non c'è in questo momento. Guardate, guardate la Gazzetta, doppia ribattuta. Fortunatamente segna 2-0. Batteleno, lancio lungo. È già andata questa partita. Ozil di testa, Lisandro Lopez. I due difensori centrali così così. Valecio, Gruic. Li ho allenati sulla difesa poi. Il Trincia. Un po' se fa un lancio o qualcosa il Trincia. Niente, rimane lì. E a momenti si fa togliere la palla. Mamma mia, Gruic. Prova Gruic. Prova lui. Tocco per Emir Hussa. Vai Emir. Pallone per Dani Olmo. È rientrato dall'infortunio, non ve l'avevo detto, Dani Olmo. Patron oro, calcio emozionale da tre quarti, Guerreiro. In mezzo. Gruic di testa. Niente, non scatta Borini, scatta Bellerin, loro terzino destra, assurdo. Non lottiamo, ragazzi, così no però. Mesut Özil e para Olsen. Ancora loro, 29 minuti, Guerreiro. È interminabile questo assedio, sfiorano con Moreal il gol del 3-0. Metto equilibrata, ragazzi, che non ho niente da perdere, almeno equilibrata. Lancio lungo, anche se potrei avere un'imbarcata, potrei finire veramente affossato dai Gunners, dai loro proiettili. Ma vabbè, andiamo avanti. Mesut Özil allarga per Bellerin, veramente forte. È grande qui però Santon, ma Mkhitaryan c'è sempre. Per i Iwobi, colpo di testa, palo. E poi ribattiamo stavolta Trinso, il grande Trincia di testa. Ma per Torreira, iniziano loro un'altra volta. Ramsey, la botta, stavolta fuori. Finisce un primo tempo dove, l'avete visto, purtroppo l'Arsenal ha dominato nettamente con la doppietta di Lacazette. Non si può dire sfortuna, ma bravura dell'Arsenal, più forte nettamente. Ve la volevo portare per vedere un pochino in che condizioni stavamo, ma condizioni non buone, bisogna dirlo, contro queste grandi big della Premier League non abbiamo chance, ragazzi. Questa è la realtà. Spogliatoio. Andiamo avanti, il migliore in campo al momento è Robin Olsen, che ha fatto tante parate. Guardate come stiamo giocando male sulle fasce con il Trinch e Dani Olmo. 6-26-30, veramente male. Malissimo anche Davide Santon con 6-20 e anche Martin Caceres con 6-30. Ragazzi, le fasce stiamo giocando malissimo, malissimo. E io che cosa gli dico? Energico. Che prestazione terribile, veramente inguardabile. Tutti carichi, meglio così. Torniamo sulle tattiche, anzi no, perché non faccio nulla al momento, non faccio sostituzioni. Lascio gli stessi e speriamo bene. Non ho altro da dire. Una speranza minima di pareggiare, ma 2-0, avete visto, insomma, l'andata nel primo tempo. Non va. Comunque, dai, avanti, fiduciosi come sempre. Vai. Iniziamo noi con il Boro, batte per Emir Hussa. Scuse. Valecio. Tocco per Gruic, sempre equilibrata la formazione adesso. Il Trincia. Avanza lui il Trincia. Per Emir Hussa e si fa anticipare. Battiamo noi con Santon, fallo laterale per il Boro. Tocco in mezzo dove non c'è nessuno, sbagliamo anche questo. Torreira, oggi negativa la giornata. Monreal. Torreira. Dai. Monreal. Un po' di per guardare la Gazzetta come parte. Se non esce Robin Olsen, questa è fatta. Esce Robin Olsen? No, esce male. E la Gazzetta ci punisce. 3-0, ragazzi, non è nemmeno fuori gioco. Assurdo. Uscita di Olsen, assurda la difesa. Poi alta, non capisco come fa a essere così alta. Male. Lancio di Monreal, guardate come sorpassa tutta la difesa. Male in marcatura, Valecio. E la Gazzetta, guardate, non sanno che fare. Robin Olsen non sa che fare e lui ci punisce. 3-0. Prima sostituzione, qui sarebbe da sostituire tutta la squadra, ragazzi, 11 giocatori, ma sostituiamo il Trincia. Guardate, 6.0, mai così male, veramente un mio giocatore. E mettiamo Gion Edwards, per forza. Gion Edwards dentro, al posto del Trincia. E poi, sinceramente, non so che altro fare. Scuse molto male, quindi vorrei cambiare un po' il centrocampo, ma malissimo anche Santon, quindi dentro Knudsen, aspettate, dentro Knudsen, poi cambiamo le fasce in difesa, ma male Olsen con quell'uscita, guardate, 6-30, ma dovrei cambiare tutti, Dani Olmo male, adesso devo pensarci bene. Vabbè, andiamo avanti, dai. 76esimo minuto, ultima sostituzione, loro hanno già messo dentro, hanno cambiato sulle fasce, hanno messo Januzaj al posto di Mkhitaryan e Gnabry al posto di Iwobi. E il Neni al posto di Ramsey a centrocampo. Noi
qualche modo dobbiamo chiudere le fasce, ma abbiamo già messo Knudsen che comunque sta facendo il suo, Caser sta sempre 6,20 e Dani Olmo 6,30, ragazzi, male. Molto male anche con le schiuse, Magruch è molto stanco, guardate, non so proprio chi sostituire. A destra sinceramente non ho nessuno da mettere come terzino destro, per cui andrei a sostituire a questo punto con le schiuse e metto Grant Ward, un po' più offensivo, e poi facciamo così, mettiamo Gruic al posto di Ward, ok, e questo lo mettiamo ovviamente come va bene come mezzala, dai, mezzala a supporto, va bene, avanti. Ragazzi, siamo quasi al 93esimo, non è successo più nulla. Non vi ho portato nulla perché non è successo nulla. Loro continuano un pochino ad attaccare, ma ormai al 93esimo si sono fermati. Noi non abbiamo avuto la forza di reagire, assolutamente. Qui fallo netto, punizione per l'Arsenal al 93esimo. Non so se gliela faranno battere. Forse sì, forse no. Ma io direi di finirla qua, ragazzi. Non ci... E infatti finisce. La gara giunge al termine, purtroppo sconfitta per 3-0. Del mio Ipswich mi dispiace, ho portato una sconfitta brutta con la casetta e migliore in campo. 9,6 con la tripletta, si porta a casa pure il pallone. Purtroppo, tiri in porta, guardate, nettamente superiore. 19-4, 8-3 nello specchio della porta. Possesso palla maggiore loro. La casetta è migliore in campo. Noi malissimo, loro benissimo la loro difesa. Non abbiamo fatto nulla. Noi, vabbè, Trinzo, il Trincia 6,0, ragazzi, peggiore, è tra i peggiori in campo. Insieme a Santon 6,1, veramente vergognosa, ma andiamo comunque avanti, ragazzi, senza problema. Dai, eccomi qua dopo la sconfitta bruttissima, amici miei. Veramente scandalosa 3-0, ma me lo potevo aspettare vista questo momento iniziale altalenante. Abbiamo fatto delle vittorie, abbiamo 6 punti, siamo là a metà classifica. Non mi posso lamentare per questo inizio dell'Ipswich in una Premier League difficilissima con la squadra che ho a disposizione. Per cui, ragazzi. Comunque, per sostenere il nostro Ipswich, sempre like e condivisioni. Se volete rimanere incollato al canale del Lollo, la solita notifica. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Che cosa vi porterò? Penso in casa col Manchester United o in trasferta col Manchester City. Guardate le partite che abbiamo. West Ham, Chelsea, Manchester United, Manchester City. Qui ci sono quattro partite assolutamente impossibili. Però magari vi porto quella col Manchester United in casa. Vediamo. O quella col Manchester City. Ragazzi, ci vediamo alla prossima come sempre con il Lollo, con tutti i giochi e con Football Manager 2019. Alla prossima, ciao ciao!